Grazie, sì, buongiorno e benvenuti alla FAO anche da parte mia. E oggi vi parlerò di montagne. Quando Pierluigi, gli amici di Her Day, ci hanno chiesto di organizzare questo evento qui alla FAO, abbiamo accolto con entusiasmo. Abbiamo accolto con entusiasmo perché le montagne sono decisamente territori intelligenti. Le popolazioni di montagna durante i secoli, negli anni, hanno messo a punto delle tecnologie, delle metodologie, dei modelli che sicuramente sono intelligenti e possono essere interessanti anche per altri ambienti e per altri ecosistemi. Sappiamo che quest'anno è l'anno dell'agricoltura familiare, che è il sistema di produzione prevalente nel mondo e in montagna lo è in maniera accentuata, chiaramente, in maniera particolare. L'agricoltura familiare in montagna si è adattata e ha messo a punto delle tecnologie specifiche e sappiamo che ha delle caratteristiche molto interessanti. In genere è chiaramente un'agricoltura di piccola scala e si basa su una forte diversificazione delle fonti di reddito che garantisce una resilienza, una forza alla piccola economia familiare. E infatti vediamo che nella piccola economia familiare di montagna le fonti di reddito in genere provengono non solo dall'agricoltura, dalla pastorizia, dalla trasformazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari, ma anche dall'artigianato, dal turismo, a volte dalla pesca e spesso si basano anche su salari di persone della famiglia che lavorano altrove e anche sulle rimesse degli immigrati, perché sappiamo che in montagna c'è un forte fenomeno di migrazione, purtroppo, che spesso spopola questi territori e spesso lascia le donne a gestire la vita delle comunità nelle montagne. E, quindi questa forte diversificazione della produzione si vede in maniera molto chiara anche negli appezzamenti familiari, nei pochi metri quadri, nell'ettaro che in genere gestiscono. Non troviamo mai la monocultura che prevale nelle zone di pianura, non troviamo mai una meccanizzazione forzata, troviamo sempre una forte diversificazione, quindi molti prodotti, molte varietà che garantiscono una protezione contro il clima che può essere ostile, con gelate precoci, tardive, rive di parassiti, ma anche a tutta una serie di cambiamenti climatici, cambiamenti che possono interferire, quindi una grande forza proprio nella produzione della famiglia. Quindi diciamo che la produzione in montagna, il sistema prevalente economico in montagna, è un sistema intrinsecamente sostenibile e che aiuta quindi a fronteggiare i rischi e le incertezze. E al tempo stesso vediamo che la montagna, oltre a questa diciamo, diversificazione, è intelligente anche perché ha messo a punto delle tecniche proprio di gestione del territorio, vediamo le terrazze, i sistemi di irrigazione, ma anche, parlavamo prima dell'Alto Adige, per esempio forme di collaborazione nella comunità molto forti. Abbiamo l'esempio delle magnifiche comunità della Val di Fiemme e di altre zone dell'Alto Adige, dove da sempre, dal 1100, si sono messi a punto dei sistemi di collaborazione molto forti della comunità, che consentivano di gestire il territorio in maniera sostenibile, dando ad ogni membro, ad ogni famiglia della comunità quanto aveva bisogno, sfruttando le risorse sempre in maniera sostenibile, senza mai eccedere la capacità del territorio. Al tempo stesso però vediamo che le popolazioni di montagna devono fronteggiare un ambiente ostile. Sappiamo che c'è quello che viene chiamato un gradiente della povertà, cioè più in alto si sale, più le popolazioni sono povere, più devono scontrarsi con un ambiente complicato, con effetti a volte devastanti del cambiamento del clima che produce o accentua disastri naturali. Al tempo stesso abbiamo detto che c'è questa forte migrazione femminile e questa forte migrazione maschile che lascia le donne a gestire le famiglie, i possedimenti, i territori e c'è una cronica mancanza di accesso alle risorse. Spesso non c'è accesso al credito, accesso all'assicurazione, accesso alla formazione e questo è particolarmente grave per le donne che in alcuni paesi non hanno addirittura diritti civili, quindi non possono ereditare, non possono accedere ai crediti. Quindi, diciamo, da una parte abbiamo questa forte potenzialità dei territori montani, questa gestione intelligente, questa gestione sostenibile delle risorse naturali. Al tempo stesso vediamo che si scontrano quotidianamente con problemi e sfide veramente pesanti. C'è stato di recente, la settimana scorsa, un foro globale sulla montagna, c'è stata una grande sessione molto importante dedicata al tema dell'agricoltura familiare.
E in questo contesto alcuni rappresentanti delle comunità andine, per esempio, hanno detto con forza che loro hanno bisogno della città in montagna, cioè se loro vogliono continuare a vivere nelle zone montane, vogliono poter rimanere, ma adesso sono, per esempio, ci sono moltissimi fenomeni di migrazione per consentire ai figli, di accedere all'istruzione. Quindi famiglie intere che si spostano e vanno ad abitare nelle città, contribuendo ad aumentare quella fascia terribile di povertà periurbana fatta di slums e di favelas, per poter consentire ai figli di accedere all'istruzione o a cure sanitarie. Quindi la montagna ha chiaramente bisogno di investimenti per continuare a svilupparsi in maniera intelligente e a contribuire allo sviluppo globale del mondo. Un punto di entrata che a noi interessa molto e che speriamo di lanciare anche con gli amici di Her Day è il tema dei prodotti tipici che citavamo anche prima. I prodotti tipici di montagna sono prodotti di alta qualità, hanno intrinsecamente un alto valore e chiaramente sono prodotti in volumi ridotti perché non ci sono chiaramente le produzioni della pianura. Questi prodotti di montagna possono veramente essere un volano di sviluppo, pensiamo a quelli più noti come lo zafferano, l'olio d'argan, il tè, il caffè di montagna, ma anche prodotti artigianali di grande interesse o per esempio le pashmine, eccetera. Purtroppo, molto spesso le comunità montane sono disperse nel territorio, quindi non hanno forza per arrivare ai mercati. Vediamo a volte delle filiere di produzione, delle catene di valore incredibilmente lunghe, con moltissimi intermediari. Noi abbiamo visto che per alcuni prodotti addirittura soltanto il 7% rimane o arriva al produttore iniziale. Questo è chiaramente inaccettabile. Bisogna lavorare per avere delle catene di produzione che siano più eque, che siano più giuste in tutta la loro fase di evoluzione. Quindi noi stiamo lavorando con diversi governi, nel contesto della Mountain Partnership, con molte società, associazioni della società civile, per promuovere, diciamo, un accorciamento della catena di valore e per arrivare a definire un brand, un'etichetta prodotto di montagna attraverso un processo di autocertificazione. Un processo che possa garantire ai produttori di montagna, alle piccole comunità, una parte più equa di reddito di quanto loro producono. E speriamo di poter lanciare questa etichetta prodotti di montagna nel prossimo Expo del 2015. Sicuramente le popolazioni montane hanno messo a punto tecnologie e metodi, sistemi intelligenti. Sicuramente sono molto rapide nell'adattarsi, nel cambiare, a causa dell'ambiente ostile in cui vivono, hanno la capacità di reazione molto rapida, quindi loro si adattano con molta facilità ai cambiamenti. Al tempo stesso hanno bisogno di politiche e di investimenti per continuare a svilupparsi, soprattutto per continuare ad offrire al mondo i servizi che offrono. Quasi l'80% dell'acqua che noi utilizziamo viene dalle montagne. È chiaro che le montagne e le popolazioni di montagna offrono un servizio fondamentale all'ambiente. Possono essere un grande volano di sviluppo, possono contribuire allo sviluppo del mondo, hanno bisogno di attenzione e di investimenti. Grazie. Grazie alla dottoressa Romeo. Credo che soprattutto questo riferimento a Expo 2015 ci confermi quanto questo evento possa essere davvero una grande occasione per questi territori e, come diceva prima il dottor Grimaldi, per un settore economico che può essere davvero fondamentale in questo momento di difficoltà della nostra economia. Queste zone marginali portate sul palcoscenico mondiale dell'Expo. E se mi permette di una riflessione, questo è l'Expo e non quello che stiamo leggendo, ahimè, nella cronaca giudiziaria di questi giorni, purtroppo. Ma evidentemente c'è chi i soldi li fa in un altro modo e sono poi i soldi nostri. Restiamo nella riflessione globale con Max Atkins della World Bank Group. È anche qui interessante sentire il pensiero di chi naviga in altri mondi, non solo globali, ma anche nei mondi della grande economia.